Bene, buonasera a tutti, grazie di essere qui a questa, direi, ventesima edizione del laboratorio di analisi politica. Vedo che tramonto per Occidente trae. Vediamo di capire di che cosa parleremo quest'anno. Dobbiamo mettere insieme il concetto di tramonto, il concetto di Occidente, e chiederci che cosa ci importa a noi del tramonto dell'Occidente, cioè da quale punto di vista ci collochiamo per parlare. Il tramonto dell'Occidente, come immagino sapete, è il titolo di un celebre libro del quale oggi pomeriggio parleremo, ma insomma è un libro che è stato pubblicato 101 anni fa. Uno può dire: studiamo quel libro che è stato fortunatissimo, ha avuto un'enorme risonanza. Per cui no, noi non ci poniamo dal punto di vista storico-culturale dello studio della influenza di un certo libro, ci poniamo da un diverso punto di vista, direi politico contemporaneo. Noi oggi siamo davanti a segni di grave difficoltà, di un modello di società, anzi di un modello di civiltà. Poi vediamo cosa vuol dire civiltà. Modello di civiltà nord-atlantico, lo potremmo definire, no? O per l'appunto occidentale. Queste difficoltà sono tanto difficoltà economiche, crisi economica, quanto difficoltà sociali, scollamento della società, il legame sociale si estenua, il legame sociale si va perdendo a fronte di un incremento dell'individualismo passivo, e ci troviamo di fronte a una crisi politica che è sostanzialmente una crisi della democrazia. Sempre più potenti sono le forze politiche che hanno con la democrazia un rapporto difficile, un rapporto di critica, un rapporto di noncuranza. Naturalmente i tre momenti sono collegati fra di loro. La crescita dei fenomeni politicamente ademocratici è dovuta alla crisi sociale, la quale è dovuta alla crisi economica. In ogni caso, messi insieme queste tre crisi, noi abbiamo un'area, chiamiamola Occidente, nord, il nord del mondo meno la Russia, insomma, che dopo aver mutato il proprio ordinamento economico negli anni Ottanta, essere passato da un paradigma keynesiano a un paradigma neoliberista, adesso sta soffrendo la crisi del paradigma neoliberista. Ovvero, detto in un altro modo, dopo avere questa civiltà occidentale, dopo avere rotto gli argini e avere sconfitto il nemico storico che era una variante della civiltà occidentale, cioè il mondo comunista, non era un mondo orientale, era un mondo occidentale, era una variante specifica, insomma, una variante di un certo peso. Ecco, dopo aver sconfitto quel nemico, quell'alternativa, quella pseudo-alternativa, questa civiltà occidentale ha dilagato in tutto il mondo, provocando quella che si chiama globalizzazione. Bene, adesso stiamo vivendo la fase della deglobalizzazione, cioè della, si dice, crisi della globalizzazione, cioè diciamo del riemergere di fratture. Se la globalizzazione era l'idea che fosse possibile, anzi fosse in atto, la produzione di spazi lisci tanto all'interno delle società quanto a livello globale, cioè spazi sostanzialmente privi di contraddizioni, pensiero unico, unico modello produttivo, unico modello intellettuale, bene, tutto ciò è andato a gambe all'aria. La globalizzazione permane come unicità del modello economico, certamente, ma accanto
sotto l'unicità del modello economico si sono formate delle crepe, delle linee di frattura che hanno prodotto un autentico pluralismo mondiale. Il mondo non è un globo, il mondo è l'interazione di 5, 6, 7 potenze, grandi, medie, e delle loro strategie. E le società al loro interno non sono un'unità, sono fortemente fratturate e frammentate. Crisi della globalizzazione. Questo è il punto di vista in cui ci poniamo. Crisi della globalizzazione, crisi di un paradigma economico, crisi delle società occidentali, crisi della politica fino a una crisi della democrazia. La democrazia ha nemici proprio all'interno delle nostre civiltà. Tanto che la teorizzazione americana attuale della democrazia militante significa per l'appunto questo, cioè la democrazia che riconosce di avere nemici al proprio interno e li combatte. Bene. Tutto ciò ha a che fare con il tramonto dell'Occidente, punto interrogativo. La risposta la si può dare soltanto se si capisce che cosa vuol dire tramonto dell'Occidente. Allora, in che cosa stanno insieme il concetto di tramonto e quello di Occidente? Per un certo verso sono la stessa cosa. L'Occidente è la terra del tramonto. Scusi, banale. Dentro il concetto di tramonto c'è l'idea che qualche cosa finisce. Di solito c'è anche l'idea che qualche cosa ricomincia. Ecco, il punto è, d'accordo, qualche cosa magari ricomincia anche, ma ciò che ricomincia è la stessa cosa che è finita o sarà qualche cosa di assolutamente diverso rispetto a cui noi non sappiamo praticamente nulla? La nostra civiltà in crisi è prossima al tramonto, nel senso come una crisalide che sta per trasformarsi in una farfalla? Se è così, può essere un grande successo, e certamente la farfalla è tutta diversa dalla crisalide. Cioè, si spezza un'identità, si rompe una tradizione, si rompe una continuità storica. Oppure, altra ipotesi, il tramonto è davvero parte di un ciclo, fa parte delle cose umane e quando c'è va riconosciuto e accettato con la consapevolezza che verrà fuori qualche cosa di nuovo, ma che non è qualche cosa di radicalmente nuovo. Questo tipo di riflessione accompagna da sempre la filosofia politica occidentale e la storia politica, cioè, da sempre, in varie forme. La principale è quella di trovare delle regolarità, cioè colui che riflette, posto davanti alla mutevolezza delle sorti umane, cerca di trovare delle regole, delle costanti. Ci sono già riflessioni in questo senso in Platone, ci sono in Aristotele, c'è in Polibio, siamo al secondo secolo d.C., la teoria della anacyclosis, dell'anaciclosi, per cui le forme politiche trapassano ciclicamente nell'aria. Ma per venire più vicino a noi, il concetto di decadenza fa parte dell'asse, è uno degli assi fondamentali della filosofia politica e della storia politica moderna. Machiavelli ha come problema forse più che fondare uno Stato nuovo la questione di come si può bloccare la decadenza di uno Stato. Ma prendiamo uno dei libri più famosi dell'Europa moderna, uno dei libri più famosi, cioè
Decline and Fall, declino e caduta dell'impero romano, nel cuore dell'illuminismo inglese e di tutto il progressismo che gli si accompagna, questo scrive un'opera monumentale, siamo fra il 1776 e il 1789, opera monumentale sulla decadenza e la caduta dell'impero romano, che resta il grande problema e il grande paradigma di tutti i discorsi sulla decadenza. Ma lo stretto legame fra Occidente e tramonto, o crisi, o Occidente e decadenza, lo troviamo in Hegel. Qual è? Non soltanto ci dice che l'Occidente è la terra del tramonto, che non c'era bisogno di Hegel, ma ci dice altre due cose. La prima che è un tramonto perché è la fine di un ciclo che è cominciato in Oriente, cioè mette insieme la storia e la geografia. E soprattutto ci dice che durante il tramonto, e solo durante il tramonto, si manifestano e si sviluppano le capacità di comprendere. E perché ci sia filosofia, ci deve essere un tramonto. La nottola di Atena alza il suo volo sul far della sera, cioè l'uccello sacro Minerva, la dea della sapienza, vola di notte. La sapienza è qualche cosa di notturno, cioè ha bisogno che si stia compiendo qualche cosa. Naturalmente tramontare è, e la domanda diventa quella, se il concetto di tramonto è strettamente collegato al concetto di Occidente. L'Occidente è la terra che tramonta, è la terra che ha fatto del tramonto la propria essenza, è la terra che comprende se stessa tramontando. Oh, questo significa che è una terra perennemente in decadenza. Ho detto in un altro modo, questo significa che ci sono delle fasi in cui si è ricchi, potenti e progressivi e non si capisce niente, e delle fasi in cui si sta indebolendo e impoverendo e si capisce, e forse questo. Non abbiamo ancora la risposta, sto mettendo giù delle domande. O forse vuol dire, in modo un po' più sofisticato, che l'Occidente è la terra capace di mettere in discussione se stessa, cioè capace di concepire se stessa come qualcosa che non è stabile, che non è un ordine cosmico, che non è un ordine invincibile, ma anzi come qualcosa che nel disordine, nella crisi, ha la propria essenza. E già questo comincia ad assomigliare a qualche cosa di più ragionevole. La terra non tanto del tramonto, ma la terra che è sempre attenta a ciò che si muove al suo interno, sempre attenta alla propria instabilità, alla propria accidentalità, alle proprie contraddizioni. E allora la terra sempre attenta alle proprie contraddizioni può benissimo essere una terra potentissima e al tempo stesso capace di coltivare il dubbio su di sé, capace di vedere le proprie contraddizioni o, se vogliamo, capace, sia pure in forma minoritaria, di vedere le proprie contraddizioni. Certamente l'Occidente, come tutte le civiltà, funziona producendo un'immagine di sé, un'immagine di stabilità, un'immagine possiamo definire mainstream, ma è l'unica dentro la quale sempre matura anche la consapevolezza della instabilità e della contraddizione. Allora del tramonto
dell'Occidente farebbe parte anche la critica marxista, come un sapere che nasce dall'interno di una posizione di civiltà alla massima potenza, capitalismo trionfante, che trova, individua in quel momento di massima potenza la contraddizione che lo farà crollare. Lo farà crollare per un certo motivo e con una certa prospettiva. Oggi noi difficilmente siamo nella condizione di pensare, difficilmente siamo stati nella condizione di pensare alla civiltà occidentale come una civiltà al tramonto. La globalizzazione è parsa, anzi, una radiosa aurora. L'affermazione della nostra, del fatto che stavamo dalla parte giusta, del fatto che il nostro modello di economia, di cultura, di politica, di società era quello più forte, più stabile, che ha vinto contro un altro. Beh, sarà. Al tempo stesso negli Stati Uniti, mentre la globalizzazione, cioè la vittoria statunitense sul resto del mondo, prendeva corpo, negli Stati Uniti si produceva una quantità sterminata di opere di scienza politica o di scienza storico-politica dedicate al tema della decadenza, del tramonto. Ci sarà motivo che non erano dedicate, e qui stiamo arrivando al punto centrale, non erano dedicate alla analisi delle contraddizioni interne del nostro modello di civiltà, no, erano dedicate a trattare la nostra civiltà come un tutto unico che in questo momento sta fiorendo e che tuttavia ha già in sé tutti i segni della sua morte prossima. Come dire, noi studiamo Traiano sapendo che poi verrà la crisi del terzo secolo. Chi studia Traiano deve sapere che quel momento di potenza, di trionfo, di grande stabilizzazione, di lì a 150 anni sarebbe stato travolto. Stati Uniti interrogano se stessi, cioè l'equazione Stati Uniti Impero Romano è chiarissima, lo sanno di essere un impero e l'idea che governa la politica statunitense sostanzialmente dagli anni 90 è: stiamo decadendo, punto interrogativo, siamo come Roma, ci aspetta la crisi fatale di qui a poco. I neocon ragionavano così, ma anche la politica dell'attuale presidente degli Stati Uniti, che a molti sembra una politica di pazzi, in realtà è la politica di una superpotenza che sa di non poter più svolgere il ruolo mondiale che credeva di svolgere, che poi in realtà era un ruolo semimondiale, perché l'altra metà erano comunisti, ma insomma quel ruolo lì non lo può più svolgere e non può più essere il poliziotto del mondo, non può più essere la guida del mondo, deve farsi i fatti propri, perché fa già fatica a farsi i fatti propri, non può farsi i fatti degli altri. Il presidente degli Stati Uniti non è l'imperatore d'Occidente, è il presidente degli Stati Uniti che fa gli interessi degli Stati Uniti, che non coincidono più perché non ce la facciamo più con gli interessi del mondo. È una posizione difensiva. Naturalmente i barbari alle porte sono i cinesi, che non sono. Sono tutt'altro che barbari, perché hanno 4.000 anni di civiltà alle spalle, perché da 40 si sono impadroniti del capitalismo che fanno funzionare meglio dei capitalisti. Certamente sono quelli che sfidano la potenza. Non
noi stiamo chiedendoci sostanzialmente questo. È giusto impostare la questione in termini di civiltà come un tutto unico e di crisi della civiltà, di quella civiltà. Spesso ci viene voglia di ragionare così. Le cose che vi ho detto all'inizio potrebbero essere interpretate in questo modo. Quegli aspetti che vi ho detto, l'economia, la società, la politica, non mettiamoci poi la cultura, che diciamo così in questo momento, soprattutto nella cultura filosofica, non grida per ottimismo, messi tutti insieme potrebbero, non ho detto che è la mia posizione, essere interpretati come un segno di crisi di questa cosa che chiamiamo Occidente, di questa civiltà. È un modo per vedere. Un altro è di andare a vedere un po' più all'interno e di scoprire che magari le contraddizioni che sono evidentissime nella nostra civiltà, quelle contraddizioni sono un po' più determinate. Non è. E adesso sto cominciando a parlare di Spengler in questo momento. Cioè la nostra civiltà non è una pianta che ha un ciclo. Questo è un modo per guardare le cose. È un modo che ha una sua giustificazione. Una pianta nasce, cresce, deperisce, ciclo vitale. Si può anche dire invece che non è detto che questa analogia debba essere posta, che ci dobbiamo servire di questa analogia, non è detto, e non è detto che la contraddizione che ci fa morire, che ci fa tramontare, sia qualche cosa di naturale, cioè che sia il destino. Potrebbe essere una contraddizione un po' più specifica, un po' più determinata, un po' meno apocalittica. Veniamo al tema specifico. Ora noi questo programma lo sviluppiamo attraverso la domanda: siamo al tramonto? Punto interrogativo. Proviamo nelle nostre capacità a rispondervi attraverso una analisi storico-filosofica che vi faccio adesso, attraverso un'analisi di storia della mentalità, particolarmente rispetto a un tema qualificante per l'Occidente, comunque lo si voglia considerare. Effettivamente è vero che la scienza moderna, la scienza galileiana, la scienza bacomiana, propter potentia, la scienza orientata alla conoscenza per impadronirsi del mondo, è il mito fondativo dell'Occidente. È nata da noi, non è vero che è nata in Cina, è nata da noi, ce ne siamo serviti in modo, è nata in Cina, però non se ne facevano niente loro, e invece noi ce ne siamo fatti tutto, perché l'abbiamo adoperata per aumentare a dismisura la nostra potenza politica, tecnica, militare, economica. Se c'è qualcosa di vero è che l'Occidente moderno è fondato sulla fede ben riposta nell'efficacia della scienza, nella efficacia conoscitiva e nella efficacia pratica della scienza. Bene. Un elemento di sorpresa, di critica, di crisi, è che oggi sembra che non sia poi più tanto vero, che le posizioni antiscientifiche di diffidenza sistematica verso la scienza aumentano. Di fatto. Non è come non credere più nella capacità della Juventus di vincere il campionato, cioè, è come non credere più al discorso fondativo della nostra civiltà. Ce ne parlerà Giulio Giorello,
sulla politica, in modo sulla scienza politica, interverrà Marco Verelli, che ci parlerà del fatto che oggi, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è sfidata, ma a livello di massa, non a livello di riflessioni intellettuali di elite, è sfidata a livello di massa l'idea che la democrazia, nella sua forma occidentale, sia un destino, sia l'ovvia forma politica che tutti pensano sia quella giusta, quella in cui tutti vogliono vivere. Per la prima volta da 70 anni e più si va sbriciolando questa idea, ripeto, non a livello del pensiero filosofico più ardito e più critico che trova 200 lettori, ma a livello di fenomeni politici. Allora, qui davanti a questo si può dire che coloro che non sono d'accordo con quel modello sono dei selvaggi ignoranti, ma noi preferiamo capire come mai popoli tanto civilizzati fino a ieri si sono improvvisamente trasformati in popoli di selvaggi. Non basta insultare chi vota, bisogna capire perché vota. Poi c'è Alessandro Colombo, che ci parla della cosa più ovvia, che è tanto ovvia che non se ne sente parlare mai. Ma è, come dire, l'ambiente nel quale siamo immersi. La geopolitica. L'Occidente è anche un sistema geopolitico e, come tutti i sistemi geopolitici, ha dei punti di forza, dei punti di debolezza, degli amici e degli nemici. Ecco, vedere, c'è stata una lunga fase in cui l'Occidente, sotto il profilo geopolitico, era un'unità, cioè era gli Stati Uniti d'America, l'Europa occidentale e l'Oceano Atlantico come mare interno di questa civiltà, analogo al Mediterraneo nell'antichità. Cioè, il lago domestico della civiltà occidentale, Stati Uniti, Europa occidentale, e in mezzo dell'acqua, che però non era acqua, ma era trapassabile come se fosse terra. I legami transatlantici erano fortissimi, tutti i tipi. È ancora vero. Era il confronto, l'Occidente aveva i suoi nemici fuori di sé e li circondava tutti con catene di alleanze che chiudevano i due oceani su cui si affacciano gli Stati Uniti, che sono un'isola, i due oceani chiusi tutti da sistemi di alleanze, tutti orientati a contenere le potenze che si erano installate nelle masse continentali. La Russia, la URSS e la Cina, tutte chiuse, sigillate da catene di alleanze a egemonia statunitense. Se ci pensate, dalla Norvegia al Marocco, le potenze petrolifere del Golfo, la Malesia, Filippine, Giappone, Corea, tutto per chiudere la massa continentale dell'antico continente. Controlli pure il Capo di Buona Speranza, l'America Latina e il cortile di casa, tutto il mondo, tutte le terre emerse erano chiuse da sistemi in mano di mano. L'unico punto di contatto era sostanzialmente l'istmo pontobaltico, che era in mano ai russi, che voleva dire grave pericolo, se fossero stati una potenza espansiva, grave pericolo, perché quella è vuol dire che avevano un piede dentro la porta dell'Europa occidentale. Adesso l'istmo pontobaltico è saldamente nelle mani della NATO, paesi
le tre repubbliche baltiche sono piene di missili americani, la Polonia non se ne parla, l'Ucraina è cosa nostra. Però questo grande successo, per forza, una guerra vittoriosa, la guerra fredda vinta, ha prodotto acquisti territoriali strategici dove doveva produrli, cioè lì. E al tempo stesso l'Europa è parecchio più distaccata rispetto agli Stati Uniti, i quali sono parecchio meno interessati alle sorti dell'Europa. Chi sono, che cos'è oggi l'Occidente dal punto di vista geopolitico, se si può ancora adoperare il concetto, chi sono i suoi amici, chi sono i suoi nemici, quali sono le strategie. Oggi, in campo, nella scena politica internazionale che non è per niente indecifrabile, basta avere gli strumenti giusti, la si decifra. Può darsi che dalla decifrazione emerga che l'Occidente sta davvero già montando perché sta perdendo molte posizioni chiave, può darsi che invece un'analisi geostrategica ci dimostri che l'Occidente sta benone, che ha ancora in mano tutto quello che serve. Bisogna che ce ne parli qualcuno. Infine, ma certamente non come cosa meno importante, è il paradigma economico. Il paradigma economico adottando il quale l'Occidente ha vinto. Il paradigma economico che si suole definire neoliberista, che ha distrutto la asfittica economia del comando sovietica e che è dilagato nel mondo come unico paradigma economico, sostanzialmente paradigma economico. Questo è un beneficio per l'Occidente, è un trionfo dell'Occidente o è un momento di debolezza dell'Occidente? Mettere al lavoro le fabbriche capitalistiche 300 milioni di cinesi è stato un affare per noi. Primo. Secondo, quel paradigma contiene progresso, sviluppo, affrancamento della miseria? Li ha contenuti? Oggi li contiene ancora, sono tutti punti interrogativi, oggi li contiene ancora, o è per caso un paradigma affetto da contraddizioni che oggi stanno esplodendo dappertutto? Punto di nuovo interrogativo. Voi capite cosa significa questo? Vuol dire che il modo con il quale produciamo la ricchezza sembra efficiente, ma non lo è. Produce più povertà che ricchezza. Produce troppa ricchezza per pochissimi e troppa povertà per altri. È irrazionale irrimediabilmente, o no? Ce ne parla un economista non mainstream come Salvatore Liasso. Il capitalismo vittorioso e le sue crisi. Questa sera, dopo questa premessa, diciamo così, di metodo, vi parlo di una fase specifica del concetto di tramonto dell'Occidente. La fase legata alla pubblicazione del libro di Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente, e a qualche cosa che a quel libro è seguito. Allora, quando Spengler, il libro di Spengler è in due volumi, il primo esce nel 1918 in Germania, alla fine del 18, quando l'impero guglielmino stava perdendo la prima guerra mondiale, ma in realtà il libro era chiuso nel 14, per cui soltanto perché c'era la guerra Spengler non l'aveva pubblicato. Il secondo volume esce nel 1920. In Italia è stato accolto a pesci in faccia perché
perché il libro sostanzialmente è un libro sostanzialmente, qui ci siamo, antidialettico. Cioè è un libro che non crede alla negazione determinante. Cioè è un libro che crede che quando c'è una crisi, questa crisi non sia determinata da un problema specifico, anche un problema importantissimo, ma uno. No, pensa che quella crisi sia determinata da una negatività che è naturale e strutturale, appunto il fatto che un essere umano, un essere vivente, nasce, vive e muore, non necessariamente perché ha un problema, ma perché questa è la vita, questa è la natura che contiene tanto la vita quanto la morte, non c'è bisogno di farsene troppe questioni. Negazione indeterminata, che vuol dire rispetto al futuro non è un'idea di sviluppo ma è un'idea di destino, e quindi visto da un punto di vista normale un'idea di profezia. Tutto ciò è l'estremo risultato, qua adesso spiego, sto dando solo delle indicazioni, tutto ciò è l'estremo risultato dello storicismo tedesco che si ribalta in antistoricismo. Non a caso, il grande libro di Pietro Rossi sullo storicismo tedesco 1957 ha come ultimo capitolo il capitolo su Spengler. Non a caso Croce, che faceva parte dello storicismo italiano, ma insomma abbastanza derivato da quello tedesco, quando esce questo libro dice questo è pazzo. Cioè, è un libro ascientifico, è un libro di un giornalista che ha del talento narrativo, ma non significa nulla, perché non è in grado di risolvere la questione dialettica fondamentale del rapporto universale particolare. Perché prende una civiltà, intanto si arroga il diritto di ragionare per civiltà, e non ad esempio per stati o per classi. No, questo ragiona per civiltà. Costruisce un blocco, un'unità nella sua testa e dice c'è questa, oggi c'è la civiltà occidentale, che lui chiama civiltà faustiana. Primo. Secondo, dice che questa civiltà è un essere vivente, cioè c'è una analogia morfologica tra le civiltà e gli esseri viventi, funzionano allo stesso modo. E tutto ciò significa che l'esistenza nostra non è nelle nostre mani. Cioè, noi siamo agiti da un destino naturale. Non possiamo abbreviare o allungare la nostra, la durata, e neanche cambiare la qualità della nostra civiltà. Nasciamo in un certo modo, moriremo in un certo modo. Tutto ciò significa non porsi nessuno dei problemi con i quali si deve confrontare un pensiero filosofico-politico, dice Croce. Significa non avere voglia di entrare nella dialettica dell'universale particolare, la libertà individuale rispetto all'andamento della storia, i condizionamenti di classe rispetto alla costruzione di modelli universali. Niente, è un discorso semplicistico che non vale niente. E con una stroncatura così, questo libro in Italia passa soltanto attraverso linee subalterne, assolutamente subalterne, d'estrema destra. Manca il tempo del fascismo, cioè ci voleva Julius Evola per leggere questo libro, perché un normale professore fascista, allievo di Giovanni Gentile, non lo può prendere neanche in mano. Un libro
di un giornalista cialtrone. Mentre il mio giudizio personale è misurato con il metro della filosofia, è un libro inesistente, ma è un libro molto importante sotto il profilo storico, cioè a un certo punto lo leggeranno tutti. Come è un libro che è di quei libri che senza avere grandi qualità intellettuali esprimono un'epoca. Le riflessioni sulla violenza di Sorelle sono un libro di qualità intellettuale superiore a questo e tuttavia modesto, ecco. Eppure è un libro che sta all'origine del fascismo e del leninismo ed è stato tradotto in italiano per volontà di Croce. Le riflessioni sulla violenza lo leggevano tutti. Il tramonto dell'Occidente lo leggevano tutti quelli che erano capaci di leggere il tedesco. Poi gliel'ha tradotto a pezzi Evola, poi, che il tedesco lo sapeva, anche se insomma ci metteva dentro più cose di quelle che ci aveva messo Spengler. Quando Spengler dice nella tale opera si sente la voce del sangue, che già uno dice, beh, calmati, Evola traduce, si sente la voce del sangue e della razza. Povero Spengler non l'aveva detto. Uno dirà, era implicito, vabbè, però, insomma. Nel 57, negli anni 70, a un certo punto, la scuola di Fulvio Iesi, che era un grande giornalista prematuramente scomparso, con cancro a Palermo, riprende la traduzione di Evola e la ripulisce, comunque non era una traduzione infame, era soltanto ideologicamente orientata, la ripulisce e la dà al lettore italiano. Adesso è in corso una traduzione completamente nuova, radicalmente nuova, fatta da capo, a cura di un giovane studioso che si chiama Raciti. È uscito il primo volume, mi risulta che stia uscendo il secondo. Questo studioso è, come ormai evidente, di sinistra, perché la sinistra si è impadronita anche di Spengler. Secondo me non ci ha fatto un grande affare, però ci sono molte cose che dobbiamo vedere dentro, intanto perché è un tema abbastanza raro che sono lieto di presentare in questa città, e poi perché non è un giornalista cialtrone e basta, è uno che ha uno sguardo molto acuto, certamente uno sguardo non guidato, ecco. Non guidato da un interesse progressista, uno sguardo non guidato da un interesse emancipativo, però lo sguardo su certe cose l'aveva acuto, su altre era figlio della più banale letteratura irrazionalistica di età guglielmina, che a sua volta era un riciclaggio di alcuni temi nietzscheani, ma addirittura di temi goethiani, dove né Goethe né Nietzsche erano dei volgari irrazionalisti, ma venivano adoperati in modo volgare. E Spengler era sicuramente, come lo definì Thomas Mann, la scimmia astuta di Nietzsche, cioè un orecchiante, ecco. Sotto il profilo del metodo e della capacità di resistere a una critica filosofica, è un orecchiante, ma ripeto, lo sguardo ce l'aveva e come. Non a caso, a lui, a Spengler, dedica un saggio lungo e impegnato e è molto problematico. Allora,
Adorno era uno che non era di bocca buona, era schizzinoso, non era, non si accontentava mai. E nel 1948 scrive Spengler dopo il tramonto, poi lo mette nella bellissima raccolta di saggi letterari che si chiama Prismi, che è del 55 in Germania. L'idea che Spengler sia un perfetto somaro cade davanti al fatto che di lui si interessano in realtà, che non solo che tutti lo leggono, che non vorrebbe dire molto, ma insomma nel fatto che c'è un problema. Cioè, vede dei problemi ai quali dà delle risposte non accettabili, perché sono sostanzialmente infondate, ma i problemi li vede come. Quali problemi? Prima di dire quali problemi, vediamo quale strada percorrere per incontrare i problemi. La strada è quella che già vi ho detto, cioè l'isomorfismo fra le civiltà e il mondo della vita. Cioè la tesi è: la storia è fatta di storie di civiltà. Civiltà possono anche essere più di una contemporaneamente esistente, però sono ben definite, diverse l'una dall'altra. Oggi c'è soltanto la civiltà faustiana, europea moderna. Le civiltà sono come i fiori in un campo. Il campo è la vita, questo termine quasi insensato e trionfa nella Germania di Guglielmini, la vita, cioè il caos elementare, vitale, la humus, il nutrimento da cui emergono entità diverse fra di noi. Diverse. Un fiore è diverso da un altro fiore, una pianta è diversa. Queste sono le civiltà, la storia è fatta dalle civiltà, dai loro cicli vitali e mortali. Oggi ce n'è soltanto una, quella, l'Occidente, che lui chiama civiltà faustiana. Perché? Faust, quello di Goethe. E che cosa vuole Faust? Vuole molte cose. Vuole Margherita e fin qui, vabbè. Vuole la scienza, vuole l'attimo e vuole soprattutto l'infinito. Per Spengler è tipico della civiltà occidentale l'essere orientata all'infinito, cioè avere dentro di sé un dinamismo inestinguibile, finché dura la civiltà, un dinamismo inestinguibile, un continuo rilancio, l'essere sostanzialmente instabile, dunque, no? Spingersi oltre, non fermarsi mai. Dunque abbiamo da una parte un relativismo estremo, le civiltà sono diverse fra di loro, non c'è motivo per ritenere che i parametri di valore che valgono all'interno di una civiltà siano inferiori o superiori rispetto a quelli. Ciascuno pensa come lui, non c'è un metro universale. E già qui con l'idealismo tedesco abbiamo sostanzialmente chiuso. Secondo, la filosofia, perché Spengler pensa di scrivere un libro di filosofia, la filosofia non consiste, come diceva Hegel, nel conoscere il proprio tempo
per saperci stare nel modo migliore, no? La filosofia consiste nel profetizzare che fine farà il nostro tempo. Per cui, e questo è un retaggio nicciano, cioè puoi anche essere inattuale rispetto al tuo tempo, non importa che tu ti cali dentro il tuo tempo, quello che importa è che tu sia capace di comprendere il ritmo di evoluzione, non tanto il ritmo di evoluzione che ti ha portato fino a oggi, qui dove sei tu, ma quello che ti porterà alla fine. E questo vuol dire uno sguardo, è uno sguardo assolutamente sbilanciato, vuol dire, è sostanzialmente uno sguardo angosciato, guardo sempre avanti, guardo la fine. Poi capite, in forma molto vacillante, ma qui è l'essere per la morte. Cioè, è lo sbilanciamento del soggetto tedesco del Novecento che non sta più in sé, ma sta fuori di sé. Il rovesciamento dell'idealismo. E sta fuori di sé. Non come ci poteva stare il proletariato, che stava in sé e al tempo stesso fuori di sé, perché aveva dentro di sé le ragioni universali. Dentro il proprio particolare aveva le ragioni di tutta l'umanità. No, no, qui sta fuori di sé senza avere alcuna ragione universale. Sta fuori di sé perché sa che deve morire. E sa che prima di morire deve percorrere certe età. Ecco, e qui Spengler è sveglio, perché le vede. Le vede. La civiltà moderna, tra l'altro, voglio notare, che non è figlia della civiltà antica. Di cui, la nostra grande autonarrazione, noi moderni siamo migliori degli antichi, siamo un po' diversi dagli antichi, ma insomma l'albero è quello. Noi siamo figli di Platone, di Aristotele, di Virgilio, di Omero. No? Sono due civiltà completamente diverse. Quella là è una civiltà finita, equilibrata. Questa qua, moderna, è infinita e squilibrata. Voi capite, qui stiamo andando davvero tanto al braccio, Sta ragionando tanto al braccio. Poi riempie questi ragionamenti un tanto al braccio di un'infinità di esempi, alcuni dei quali sono anche intelligenti. Ma cioè, lo schema è abbastanza grossolano. Mentre su di noi, sulla civiltà faustiana, ripeto, tira fuori delle osservazioni che piacciono, certo. Sono state prese tipicamente dalla destra. O meglio, sono la trascrizione non dialettica di analisi che erano state fatte anche all'interno del pensiero dialettico. Quale? Beh, che ad esempio la civiltà faustiana, rinviante all'infinito, animata da una spinta inesauribile, doveva essere, era necessariamente votata alla produzione di macchine. Il sistema delle macchine poteva nascere solo dentro la civiltà faustiana, come volontà di potenza scatenata. E, rovesciamento, il risultato sarà
che i soggetti della civiltà faustiana si assoggettano alle macchine. Il capitolo delle macchine di Marx nel Capitale, primo tredicesimo, e nei Grundrisse parte da questo, solo che invece di parlare di civiltà faustiana che deve squilibrata e pensa alle macchine, parla della intensificazione della produzione di profitto che si ottiene attraverso l'introduzione delle macchine, cioè dà una spiegazione determinata del macchinismo, non indeterminata, non in termini di destino, ma in termini di classe. E c'è una bella differenza, non tanto per il motivo ideologico, quanto perché l'una ti consente di tenerla sotto, avere la fiducia di poterla tenere sotto controllo, l'altra vuol dire che sei schiacciato e perché succede secondo necessità. Poi, non è finita qui, la contraddizione della società faustiana non è soltanto produrre macchine per volontà di potenza e produrre l'assoggettamento dei soggetti alle macchine, ma è anche un'altra, cioè che la civiltà faustiana è al tempo stesso portata all'irrigidimento le macchine e alla liquidità, il denaro. Cioè, macchina statica, denaro liquido. E non c'è mediazione. La società faustiana, la civiltà faustiana, vive immersa in questa contraddizione. Tenta di produrre tecnostrutture e queste tecnostrutture vengono continuamente erose dalla potenza liquida del denaro. Secondo ritmi e soggettività che sono la borghesia, la democrazia, il parlamentarismo. E una progressiva perdita di radicamento al suolo. Voi capite che per una pianta perdere il radicamento al suolo, siccome la civiltà è una pianta, la civiltà faustiana perde il radicamento al suolo sia perché produce macchine, sia perché produce denaro. Poi c'è un'ulteriore mostruosità della civiltà faustiana, la megalopoli, la grande città. E qui spesso si scatena. Perché si scatena? Perché gli facevano paura le città. Sotto il profilo della sociologia e della cultura, qui siamo davanti a un professore di liceo di età guglielmina che vede nascere l'industrialismo e l'urbanismo nelle città, in alcune città tedesche, e ci vede nascere dentro i partiti di massa, cioè vede la distruzione dei tranquilli ordini della Germania pre-industriale, della buona vecchia Germania filistea, e il nascere della vita nervosa, che è un tema tipico di questi anni. La vita nervosa delle città vuol dire la mobilitazione sociale, atomizzazione, mobilitazione, radunarsi degli atomi in massa. Per cui abbiamo, qui ci vede, abbiamo macchina, denaro, borghesia, partiti di massa, grande città, tutto visto come necessario, un destino, e progressivamente portatore di tramonto. Eccoci. Tutto ciò non è, allora,
La domanda è, insomma, questa qui è vita o è morte? E a questo punto la domanda diventa interessante, perché apparentemente, comunque superficialmente, si potrebbe dire che Spengler ci offre un'immagine delle civiltà fatte di stadi cronologici, no? Nascita, sviluppo, indebolimento, morte. Quattro belli stadi diversi tra di loro. In realtà ci sta dicendo che proprio, ecco, non c'è momento dello sviluppo che non sia anche al tempo stesso momento della decadenza. Ti sviluppi soltanto decadendo. Non c'è una fase in cui c'è sviluppo e basta, c'è sempre e soltanto uno sviluppo che contiene in sé i germi della decadenza. Cresci decadendo. È difficile dire che l'Occidente decade nel momento in cui esplode il capitalismo, esplodono i partiti di massa, esplode il colonialismo, che Spengler collega evidentemente alla potenza del capitalismo. È difficile dire che sta decadendo nel momento in cui c'è l'apice della sua potenza. Allora mi stai dicendo, che qualche cosa di un po' più complicato di quello che mi sembrava che tu mi stessi dicendo. Mi stai dicendo che non si cresce senza mettersi a rischio. Non si cresce senza covare all'interno elementi di disgregazione. Non si cresce senza contraddizioni. Non esiste una crescita pura e pulita a cui contrapporre una decadenza. La vita è decadenza. La vita è tramonto. Vuol dire che te la porti sempre dentro la contraddizione. Poi il modo in cui lui la racconta sono modi sostanzialmente superficiali, meramente impressionistici, schematici, ma l'idea di fondo è: non è vero che c'è una contraddizione che sopravviene a un certo momento. Quella c'è sempre stata. È la ragione della nostra potenza. La nostra contraddittorietà è la ragione della nostra potenza. Tanto che, dopo che ha detto la sua contro la plutocrazia, bisogna accettare, è un pensatore che ragiona così. Tanto che a quel punto ti aspetteresti che dice: bene, abbiamo fatto il ciclo, siamo arrivati alla borghesia, alla macchina, alla liquidità, al denaro, alla plutocrazia, alle città gigantesche, ai partiti di massa, alla atomizzazione della società, adesso decadiamo e spariamo dalla faccia della terra, vero? E arriva qualche cosa d'altro. Il fiore sta morendo, oltretutto abbiamo appena detto non ha più le radici affondate nel suolo, e invece no, prima di morire la civiltà faustiana si dà ad una estrema nuova esplosione di vitalità e di potenza, il cesarismo. Allora, il testo scritto nel 14, pubblicato nel 18, Hitler non c'entra niente. Tra l'altro Spengler era troppo guglielmino per apprezzarlo, benché si siano conosciuti, si siano parlati a lungo, pare. Spengler non aderisce con un uomo.
probabilmente non gli piaceva. Che cos'è il cesarismo? È quello che capite benissimo, cioè queste masse create dal capitalismo e dalla plutocrazia dentro le megalopoli, queste masse hanno un destino, il destino di essere condannate da chi? Da un nuovo Cesare, cioè scomparsa del mondo borghese, borghesia parlamentarismo, e appare sulla scena una potenza nuova collegata con la razza, che è una potenza di ringiovanimento, e poi si sta sostanzialmente rimangiando lo schema dentro il quale è finito. Non è vero che stiamo morendo, è vero che siamo sempre stati carichi di contraddizioni e che adesso queste contraddizioni produrranno una diversa, nuova forma della stessa civiltà faustiana, una forma che io prendo e chiamo cesarismo, il potere che incarna il sangue e la razza dopo la democrazia, dopo i partiti. Un potere forte, un potere politico forte, che essendo noi all'interno della civiltà faustiana non può non essere aperto sull'infinito. Cioè è un potere che non ha limiti. Non ha limiti. E affonda, estrae la propria energia dal rapporto che istituisce con il sangue. Vuol dire che è nazista? No, perché poi oggettivamente lui c'era lì e quando li ha visti gli ha detto di no. Ma certo sta facendo un discorso che hanno fatto in molti in Germania, cioè sul superamento delle forme della civiltà liberale democratica. E badate, è anche sul superamento di un certo quale contenuto economico della società liberale democratica, contro la plutocrazia, contro il denaro. Una politica che cessa di dipendere dal denaro e trae energia dal sangue. Allora, che dire? È un tramonto fiammeggiante, è un tramonto che non tramonta. In realtà lui non ci sa, giustamente, non ci sa dire che cosa c'è oltre la civiltà faustiana. Si prova a dire che cosa c'è oltre la civiltà liberale democratica, capitalistica, attraverso uno strumento d'analisi che non è la negazione determinata dialettica, cioè la contraddizione di classe, quella che muove la storia, ma attraverso uno strumento d'analisi molto più rozzo, che è questa morfologia universale. La infinità del mondo occidentale pare non finir mai. Altro che, questo libro non è un libro pessimista, è un libro ottimistico da un certo punto di vista, per chi crede, chi si identifica con le sorti dell'Occidente. Qui c'è scritto che l'Occidente cambierà forma ma manterrà la propria sostanza, cioè il proprio squilibrio vitale, proprio attraverso, proprio passando attraverso il degrado e la perdita di energia delle sue principali istituzioni, il Parlamento, la soggettività libera. A quelle si può rinunciare, quelle sono già morte.
ma il principio di infinità, cioè il principio di volontà, di potenza, quello no, quello continuerà. E allora forse con questa interpretazione Spender diventa un po' più attuale, un po' più attuale di quello che era, cioè il professore Guglielmino che era sgomento davanti al corso del mondo e che è stato letto da milioni di lettori sgomenti. Forse facendo la para al suo linguaggio insopportabile, eliminando un lessico del quale poi si sono impadronite le destre, attendiamo alla essenza della sua riflessione. La sua riflessione è, questa essenza è, beh, aspettate a parlare di tramonto. Il tramonto c'è sempre stato, prima di tutto. E poi perché vi siete così affezionati al mondo liberale, democratico, plutocratico, borghese? L'essenza della vostra civiltà può benissimo andare avanti, andrà avanti in un altro modo, con la volontà di potenza espressa dai Cesari. Sono i capi carismatici, non è che sia questa cosa, ma i capi carismatici, e dalla loro volontà di sangue. E adesso parliamo un attimo di noi. Noi oggi stiamo assistendo a una erosione delle fondazioni liberal-democratiche della modernità, che erano state scosse dai totalitarismi, ma rispetto alle quali i totalitarismi avevano perduto la partita, prima quelli di destra, poi quelli di sinistra, se vogliamo usare questa parolaccia, totalitarismo. E stiamo assistendo sgomenti a quello che sembra l'esaurirsi della spinta propulsiva collegata alle categorie politiche e intellettuali della modernità liberale, democratica e sociale. Ma ci rassicura, si fa per dire Spengler, state tranquilli, la vostra volontà di potenza troverà altre vie, troverà un'altra via di sicuro per esprimersi, rimanendo volontà di potenza, la politica dei capi. Ci dice qualche cosa? È qualche cosa che ci è del tutto estraneo? È qualche cosa che ci interpella in qualche modo? Voi capite, non va bene leggere dei libri, leggere i libri come si leggono i fondi di caffè per fare le profezie, no. Però è bene leggere i libri per tirarci fuori qualche cosa che abbia senso per noi. Qui c'è l'idea che le contraddizioni non abbattono il sistema, che il sistema vive di quelle contraddizioni, che si può fare a meno di molte cose, anche di quelle che ci sembrano le più importanti. Le contraddizioni non abbattono il sistema, il sistema è capace di sopravvivere in forme diverse, ma con la stessa logica interna. Ora, Adorno, proprio questo vedeva in Spengler, gli diceva, ma questo qui ci vede benissimo, cioè vede l'essenza contraddittoria della civiltà occidentale, vede che tutte le categorie della civiltà occidentale sono tutte contraddittorie, cioè vengono contraddette tutti i giorni che Dio manda in terra, non è vero che il soggetto è il cuore del sistema dentro cui viviamo, non è vero che il popolo è sovrano, non è vero che il Parlamento è sovrano, è vero che c'è la plutocrazia che comanda, è vero che lo spirito nostro è sempre più privo come spirito di energia,
è vero che nascono continuamente meccanismi di potenza non spirituale, ma sostanzialmente improntati alla violenza. Gregorio dice, bene, vede giusto. Peccato che non veda le cause di questo, sbaglia clamorosamente le cause. E perché sbaglia le cause? E qui Adorno diventa proprio Adorno, diventa quasi patetico. Non avrebbe voluto essere patetico nemmeno a costo di morirci. Dice, ma perché a lui queste cose piacciono? Invece a uno di sinistra queste cose devono dispiacere. Spengler esulta quando può dire che il soggetto è schiacciato dalla macchina. Proprio trova godimento nella distruzione dei concetti fondamentali dell'Occidente e del permanere dell'energia infinita prova godimento, mentre invece la sinistra, dice Adorno, la sinistra consiste nel dire che quei concetti sono tutti giusti e che sono i borghesi che li ammazzano, ma che noi di sinistra sapremo fare meglio. E voi, come vedete, anche a Spengler parzialmente Adorno applica il meccanismo interpretativo che applica Hegel, cioè la verità della non verità. Spengler è portatore di una non verità, che però è vera, solo che quella della non verità, la verità della non verità di Hegel era più sofisticata, cioè in Hegel c'è un'istanza, quella che Adorno chiama un'istanza del particolare, è un'istanza che secondo Adorno è tradita da Hegel. Mentre in Spengler quell'istanza non c'è proprio. La tesi di Hegel è sostanza-soggetto, la tesi di Spengler è sostanza come destino, che schiaccia i soggetti. Ora, oggi è vero, la sostanza è un destino che schiaccia i soggetti, cioè è una vita sociale completamente oggettivata su cui i soggetti non hanno alcun potere. Però se tu non mi dici perché, e se non mi dici che dopo tutto ti piacerebbe che i soggetti fossero signori di se stessi, allora sei di destra. E non vi è dubbio che spenderlo fosse. Ma come spesso succede, quelli di destra ci vedono, non si nascondono ciò che quelli di sinistra invece spesso si nascondono pietosamente al loro sguardo. Tramonto. Tramonto come forza vitale. Certo, una forza vitale che travolge alcune delle narrazioni di cui eravamo intessuti. La sua filosofia è violenta come è violenta la realtà di cui è rispecchiata. Ma almeno quella violenza te la fa vedere, non la nasconde edulcorandola ipocritamente, almeno ti mostra la violenza in atto. Certo, vi aderisce entusiasticamente, e allora sta a noi non aderire, ma avere la capacità di gettarvi uno sguardo non è male. Certo, in Spengler la storia è sottratta alla capacità dell'umanità. La storia diventa natura, si fa da sola, è un destino. Ma insomma, oggi che cosa di diverso possiamo constatare? Si fa molta fatica a dire che oggi la storia da fa l'umanità. Eppure bisogna cercare tutti i modi perché si possa ancora dire questo, ma certo non al prezzo di negare, non al prezzo di negare, diciamo così, l'evidenza. Poi Adorno in quel momento si vede che era depresso, opponeva a Spengler niente meno che l'utopia. Io dico che si può fare meglio che opporre
ponte. Già è molto meglio quello che gli opponeva nel 21. Nel 21 Otto Neurath, cioè un filosofo del circolo di Vienna, un positivista logico. Tutti leggevano Spengler, anche questo ha detto Spengler, ci si è arrabbiato e gli ha risposto con un anti-Spengler, che abbiamo anche tradotto in italiano perché non ci facciamo mancare nulla. E la nozione di fondo di questo libro di Neurath è la nozione di plurifuturo. Fare lo sforzo di pensare a pluralità di futuri e non a una naturalità identitaria, identica a se stessa, di futuro. Il modo di pensare di Spengler, cioè per civiltà e non per stati o per classi, per civiltà, depurato entro certi limiti da elementi di necessità, è presente anche in pensatori forse meno fortunati, un po' più civilizzati, come ad esempio Arnold Toynbee, che fra il 34 e il 61, cioè 30 anni quasi, scrive la sua gigantesca opera A Study of History, Studio della storia, dove sostanzialmente ragiona in termini di civiltà, ragiona in termini di cicli vitali delle civiltà, ma si sforza di essere un po' meno indeterminato di Spengler, cioè di ragionare un po' meno in termini di essenza e di destino, no? E naturalmente non pensa in termini di classe e di rapporti di produzione, ma pensa in termini di elite e dice: tutta la storia umana è storia di civiltà, le civiltà le fanno le elite. O anzi, le elite si distinguono in elite creative, che per l'appunto creano, cioè sono capaci di mettere al mondo qualche cosa di nuovo, e poi le elite creative, dopo che hanno messo al mondo qualche cosa di nuovo, hanno costruito un sistema di culturale, un sistema di istituzioni, si fermano, prendono paura, si mettono sulla difensiva e diventano non più elite creative ma minoranze dominanti. E quando diventano minoranze dominanti cominciano a declinare, non avere più la forza per stare al mondo e vengono prima o poi spazzate via. Detto dal punto di vista delle relazioni internazionali, questo, dice Toynbee, significa il passaggio dall'egemonia all'impero. Quando c'è un'elite creativa, questa è capace di generare forme di egemonia anche internazionali. Quando l'elite creativa cessa di essere creativa e diventa minoranza dominante, dove c'era l'egemonia, lì instaura una coercizione reale che lui chiama impero. Cioè fa stare insieme con le cattive quelli che prima faceva stare insieme con le buone. Ci dice qualcosa? Insomma, certe vicende, quando un ceto politico diventa casta, è una elite creativa che diventa minoranza dominante. Poi
decidere e capire quando è che una elite creativa diventa casta dominante, minoranza dominante, è un'altra storia. Però si può dire che ci sono delle fasi in cui i ceti politici costruiscono qualche cosa e delle fasi in cui i ceti politici pensano soltanto a riprodurre se stessi e la propria, il proprio comando sulla società. È un modo non inutile di ragionare. Infine, in tema di tramonti, se siamo sempre adesso, Tony l'inglese, Tony tra l'altro è il padre spirituale, non immediato, ma a distanza di una ventina d'anni, è il padre spirituale di Huntington, cioè la categoria di civiltà è una categoria, in realtà noi traduciamo scontro di civiltà in un libro il cui titolo in inglese è Clash of Civilization, e questa parola è evidentemente il calco del tedesco Zivilisation. E Zivilisation non è la civiltà. La coppia presente nella letteratura è moltissimo presente in Spengler, culture, Zivilisation, si traduce di solito civiltà, civilizzazione, oppure cultura, civilizzazione. Molto meglio sarebbe, come suggeriva a suo tempo Pietro Rossi, tradurre Zivilisation come civiltà in declino, dove civiltà in declino vuol dire che la civilizzazione è un fenomeno interno alla civiltà, non è un'entità diversa, ma è proprio il suo modo di essere. Allora, Huntington, Clash of Civilizations, vuol dire, molto più banalmente, scontro di civiltà. Lui non ne sa niente di declini, lui sa soltanto che esistono le civiltà. E a differenza di Spengler e a differenza di Toynbee, ecco un elemento di grande diversificazione, vede sfidata oggi non da un declino, ma come da un nemico, la civiltà sfidata da un'altra civiltà che è poi quella islamica. Spengler non si sarebbe mai sognato di pensare che la civiltà faustiana aveva un nemico nel presente suo contemporaneo, ma nemmeno per sogno. La civiltà faustiana occupa tutto il mondo. Qui invece, e non è un segno minore, non è un segno minore di angoscia, qui invece abbiamo l'idea che in questo mondo oggi di civiltà ce n'è più di una e sono in conflitto, sono in clash, in conflitto l'una contro l'altra. Non vi parlo della nozione di Occidente quale è stata elaborata da altri pensatori. Uno sarebbe interessante, Ernst Jünger, ma lì l'elemento del tramonto non c'è. Per cui quello che mi interessa invece, mentre chiudo, è sottolineare questo. Oggi dire tramonto dell'Occidente col punto interrogativo, dire tramonto dell'Occidente vuol dire avere la forza di guardare in faccia certi fenomeni, quelli di cui vi parlavo in apertura, avere la forza di metterli insieme, cioè non di dire c'è una crisi di qua, c'è una crisi di là, cioè, costruire un arco di crisi.
puoi fermarsi. Cioè, vuol dire anche avere la forza di non correre alle conclusioni, soprattutto alle conclusioni più facili, cioè quelle di dire bene, allora l'Occidente, esiste l'Occidente ed è in crisi, anzi sta pure tramutando. Ecco, io credo che si debba parlare di un doppio compito da svolgere contemporaneamente, mettere insieme e separare, avere la capacità di leggere le crisi come facce di un'unica crisi, che certamente c'è, cioè c'è un impianto che è andato in crisi ed è inutile che ce lo nascondiamo, non solo quell'impianto pare che possa anche essere sacrificato, purché restino forme di dominio, di violenza e di coercizione, tendenti all'infinito. Insomma, non voglio parlare di politica spicciola, però vi sono forze politiche che si presentarono come antisistema, che si stanno facilmente adattando al sistema, ovvero il sistema può benissimo campare anche senza la sovrastruttura istituzionale e ideale della democrazia. Punto. Allora, mettere insieme le crisi e tuttavia resistere alla tentazione di leggere la nostra civiltà come un'entità naturale che si estingue o che resta in vita cambiando, trasformandosi da margherita in pianta grassa. No. A quel punto io credo che sia opportuno distinguere, cioè andare alla ricerca dell'origine delle contraddizioni, non di tenersele tutte, così, come fenomeni naturali. Unire e distinguere, che si chiama critica, l'esercizio della critica. Avere la capacità di stringere in sintesi e la capacità di resistere al fascino della sintesi. Spengler, questa seconda, di sicuro, non l'aveva. Ed è per quello che aveva milioni di lettori, mentre Adorno ne ha infinitamente meno. Resistere al fascino della sintesi, distinguere, e tuttavia avere anche gli occhi per leggere la complessità con uno sguardo. Se voi mi chiedete, beh allora, stiamo tramontando o no? E io dico, siamo sempre stati in una fase di tramonto. Nell'età moderna avete mai conosciuto un momento in cui si dicesse, oh, qui siamo fermi, stiamo bene, siamo ricchi e potenti e stabili? Mai. La nostra evoluzione è stata tutta fondata su strappi, rivoluzioni, violenze, guerre, e in quella fase eravamo potenti, non è che non lo fossimo. Oggi è una fase uguale a quella del passato, ma non abbiamo motivo di ritenere di essere immortali. Abbiamo motivo di tenere che abbiamo molto da perdere. Sì. Proprio quello che è in corso di deperimento e che forse è ciò a cui teniamo. L'umanesimo, la democrazia, lo stato sociale, il minimo di sicurezza delle vite. C'è il timore che si possa andare avanti allo stesso modo, perdendo questo. Andiamo a vedere perché. E andiamo a individuare quel punto in cui ci è possibile discernere fra
fra ciò che vogliamo cambiare e ciò che vogliamo conservare. È probabile che questo sia un rivolgimento, perché è probabile che ciò che vogliamo cambiare e ciò che vogliamo conservare sia l'esatto opposto di quello che sta avvenendo adesso. Può benissimo darsi che noi vogliamo cambiare alcuni aspetti del sistema economico e conservare alcuni aspetti del sistema politico istituzionale, mentre oggi pare che si conservino alcuni fondamentali del sistema economico, fondato essenzialmente sulla pressione del capitale su chi il capitale non c'era, e che invece si vada perdendo ciò a cui forse siamo più legati, cioè le forme e la sostanza della democrazia. Facciamo analisi complesse ma al tempo stesso di chiarificazione e cerchiamo di agire di conseguenza. Ripeto, questa azione di conseguenza può anche essere che il nostro debba essere imporci all'esatto opposto di ciò che sta succedendo. All'esatto opposto. Conservare ciò che oggi si va perdendo e perdere ciò che oggi si va conservando. Del resto, siamo dentro la Fondazione Gramsci, cioè dentro una fondazione intitolata a uno che sapeva benessere in costante opposizione, senza i flash di uno spegne e tuttavia con la medesima potenza interiore, potenza intellettuale, la medesima capacità panoramica di vedere tutto, però vedere tutto e vedere le parti, come dice Adorno, spegnere le parti, non le vuol vedere, vuol vedere soltanto il tutto che impone se stesso. E noi a questo senso dobbiamo rispondere con una fermezza intellettuale che si forma attraverso la continua riflessione sul presente e questa bene. Naturalmente sono a disposizione per ogni tipo di intervento, di interruzione, di domande e di riferimento ancora oggi su questa festa, e quindi c'è uno spirito internazionalista che dovrebbe alimentare sempre, diciamo, una sinistra e la sua ricerca di una soggettività. Ecco, se c'è forse un barlume per un rinascita di una certa soggettività che possa fare veramente riferimento alla sinistra, secondo me è un percorso strettissimo, non so neanche come possa realizzarsi veramente, però deve secondo me passare da lì. Cioè, questo è l'elemento che può forse fare riconsiderare la soggettività all'interno di una sinistra che può, come dire, trovare le nuove ragioni e un nuovo modo di essere in un contesto che sicuramente è quello dove questi elementi automatici sono preponderanti. Certamente, qui c'è proprio la scoperta, quello che Spengler ha visto è l'automatismo. E certamente quello che. E poi ha visto come soggettività quelle dei Cesari. Noi possiamo pensare che i Cesari siano certamente delle soggettività, ma che il loro ruolo non sia poi altro che quello di riprodurre l'oggettività. Per cui l'idea che la sinistra debba ritrovare, forse ricostruire le soggettività, è un'idea corretta. Poi è più facile dirsi che a farsi. Ma certamente senza soggettività la sinistra dovrà opporre un automatismo a un altro automatismo, è assurdo. La sinistra vive di soggettività. La sinistra si fonda sull'ipotesi che sia possibile essere soggetti nel mondo oggettivo. Bella sfida, bella
come dire, è un presupposto. È un presupposto. È possibile che ci sia una soggettività libera o che si libera in un mondo fatto di oggettività. Di false oggettività, tra l'altro. Diciamo che non mi sembra che sia l'idea che tormenta di più la sinistra italiana oggi. Non vorrei dire altro. Abbiamo ulteriori osservazioni, domande, richieste di spiegazioni. È vero comunque Simmel in quel momento pensava le stesse cose in modo diverso. Certo. Allora, la mia è più che altro una domanda di carattere teorico, nel senso, rispetto anche al quadro generale della teoria di Spengler, che lei ci ha diciamo, riassunto, in un certo senso ha messo in luce critica rispetto alla rielaborazione di Adorno, con la lettura di Adorno, diciamo il fatto che il tramonto non è unico ma molteplice. Che ne pensa, per esempio, della teoria delle resistenze che ha caratterizzato, per esempio, il pensiero politico del secondo Foucault? Cioè, mi spiego meglio. A un certo punto Foucault dice che le relazioni di potere che costituiscono, diciamo, costituiscono dei diagrammi e che sono praticamente attivi all'interno della società, ovviamente sono mutevoli, ma per mutare ogni relazione di potere si poggia su dei rapporti di forza e ogni rapporto di forza si poggia necessariamente su delle resistenze, cioè su due punti di resistenza. A un certo punto lui poi trasforma questa cosa nella teoria del governo e dice che il governo, che è appunto gestione e organizzazione di condotte, e quindi il governo è sempre dei viventi, di fatto muta e si trasforma perché necessariamente in rapporto con delle resistenze. Quindi questa cosa qui, declinata all'interno del pensiero della sinistra, lui la solleva soprattutto per cercare, insomma, di dimostrare che in realtà uno dei principali problemi del comunismo, diciamo, a questo punto del pensiero marxista dal punto di vista storico, è il fatto che non è mai riuscito a sviluppare una razionalità di governo. Cioè ha sviluppato una razionalità della società, cioè ha una capacità critica della società, del suo processo storico, quindi anche una razionalità storica, cioè come si è prodotta, ma non ha una razionalità di governo. E non ha una razionalità di governo perché di fatto gli manca proprio la capacità di rappresentarsi come gestire le resistenze e la capacità trasformativa delle resistenze stesse. Per cui, per esempio, anche il discorso di trovare una soggettività, di fatto, in un certo senso, è un non problema. Nella dinamica in cui un soggetto è appunto soggetto a qualcosa, cioè è sempre implicato in un processo di produzione che appunto necessita di un'analisi di quelle che sono le relazioni di potere. Certo, peccato che questa sia una risposta automatica. Lui sta dicendo, immaginatevi la società come un insieme di figure geometriche continuamente formate. Ho capito. La cosa, quello che lui non può avere, Foucault non può avere, è una razionalità strategica. Non esiste una razionalità strategica, esistono soltanto resistenze locali, perché tutto è locale. Non esiste, c'è molto. Capito. Non vorrei che fosse una posizione un po' troppo, come dire, attenta a descrivere l'esistente invece che a criticarlo. Però non mi va la logica strategica. Scusi, no. La lui a un certo punto, cioè, sviluppa questa teoria come logica strategica. E dice appunto che è conflittuale e strategica in questo senso qua. Con rapporto un po' di strategico. Vabbè, no, nel senso la sua elaborazione della strategia in un certo senso per certi versi è molto vicina a quella della tattica militare. Tattica? Però il concetto di strategia e tattica sono in realtà collegati. Cioè lui è proprio uscita di questo, si può dire a livello filologico, però è proprio all'interno dei testi, parla tanto di strategia quanto di tattica. Sì, ma lui non, per definizione in Foucault non c'è una strategia. Intende come totalizzazione.
non c'è, cioè, non c'è la capacità, la volontà di interpretare il presente come tutto. Ma in realtà, cioè, non è vero, nel senso che c'è un studio che si chiama sono così teatrali. No, nel senso, a un certo punto io proprio sviluppo un rapporto, per esempio, tra il processo di individualizzazione, la natopolitica, e un processo di totalizzazione, che è la geopolitica. Quella è una totalizzazione, tra virgolette, di una serie di processi che descrive un po'. Ma non c'entro, capisce? No, perché non perché il sistema filosofico non è tutto. Ah, ho capito, secondo lui che vuol dire che la questione della forma e del metodo di produzione non è quella in cui si determinano le condizioni del tutto. Se no mi sta dicendo che Foucault è Marx. Ma io non sto dicendo che Foucault è Marx, entrambi sono dei materialisti. Via! Ho capito. Ma non, sì, è un po' poco per tenere insieme. Se ne capisce. Cioè, è un'opinione, nel senso che come questa, per esempio, di Bandara ha scritto che in realtà sono estremamente vicini. La mia opinione è che siamo estremamente lontani. Perché per la genealogia di Foucault, di intellettuale, se no, anche per il suo rilievo storico. Nessuno può schiacciare, diciamo, Foucault su Marx. Guardi, noi sappiamo di Foucault questo, che l'influenza di Marx su di lui finisce sostanzialmente con la storia della follia. Dopo c'è un processo autonomo che è molto più figlio di Nietzsche che di Marx. Allora, uno può dire che Nietzsche era materialista, ma certamente non che è uguale, che il materialismo di Nietzsche avesse qualcosa in comune con Marx. Nel senso, no, non sono d'accordo, nel senso che... Pazienza. Diamo la parola. Sentiamo l'ulteriore richiesta di... Poi tra l'altro non c'entra molto con te questa roba qui. Sentiamo se ci sono altre richieste di chiarimento. Voi capite che... Prego. Curiosità piccola mia. Lei all'inizio ha detto, con questa traduzione che sta uscendo di due volumi, la sinistra si è compiata anche di sinistra. In parte sfortunatamente. Come mai sfortunatamente, diciamo? Ma io, perché Spengler non è questo bene prezioso di cui non è, che di cui valesse la pena proprio, in realtà non è neanche vero che la sinistra si impadrona, di fatto non esiste, per cui non si può più dire la sinistra si impadronisce a sinistra, cioè non è un meccanismo che avvenne negli anni 70 con Schmitt, quando sia pure morente esisteva una sinistra che si impadronì di Schmitt deliberatamente. Qui c'è un ragazzo, un giovane studioso, che afferma, che è, insomma, di cultura di sinistra, che traduce bene Spengler e che cerca di darne un'interpretazione. Quella che ho dato io, tra l'altro, è la più vicina, è abbastanza vicina a quella che è proposta da questo giovane studioso, ed è un'interpretazione un po' meno schematica, cioè che mette un po' più in discussione quello che, se uno lo legge velocemente, trova in Spengler, cioè da una parte c'è cultura, dall'altra c'è civilizzazione, da una parte ci sono i momenti forti di crescita, dall'altra ci sono i momenti di declino, che sono tutti borghesi, liberali, macchinistici, spirituali. Ecco, allora, andando a scavare un po' di più, si vede che è probabile che almeno per la civiltà faustiana, che è poi l'unica che ci interessa, si possa dire che nasce declinando e che il declino è motivo della sua energia, non è motivo della sua morte. Come dire, Spengler arriva fino a comprendere la coessenzialità della modernità e della contraddizione, che è bella tale. Poi si ferma, poi perché gode pazzamente nel vedere, nell'immaginare in realtà
i Cesari che organizzano le masse in nome del sangue, cioè questa via d'uscita. Però l'idea della coessenzialità della civiltà moderna e della contraddizione è un modo per rendere Spengler un po' meno grossolano rispetto alla lettura che ne dava Evola, ecco. Non politico. Non so se... Sì, a questo punto chiedo, vorrei darsi una domanda. Questo cesarismo lo divide in qualche modo in progressivo e regressivo, cioè qualche allontanamente anche... Non l'ho letto Spengler, quindi non so... No, non c'è progressivo e regressivo, è un destino, tanto per cominciare, perché non c'è né progresso né regresso, è un destino di rallentamento del declino. Succede, deve succedere, non può non succedere, non è progressivo, diciamo che si capisce che ne è molto contento, ecco, ne è molto contento perché è la pietra tombale sopra la civiltà borghese, questo sì. Abbiamo ulteriori richieste? Comunque, diciamo così, non verrà fuori da Spengler riletto, a parte che ha girato pochissimo questa traduzione, non verrà fuori una sinistra spengleriana come è venuta fuori una sinistra schmittiana dagli anni 70, ecco, no, sicuramente no. Per mancanza di sinistra, ma anche per un'oggettiva debolezza, maggior debolezza di Spengler, che non è, ripeto, non è uno sciocco, non è uno sciocco, ma certamente si innamora troppo facilmente della propria facilità ideativa, ecco, cioè è troppo impressionistico per essere davvero profondo, però su certe cose, cioè, certe cose le ha viste, soprattutto quelle, va detto, le ha viste, e poi se si vuole, non ci interessa, ma insomma se si vuole dare un giudizio, quando cose simili a quelle che aveva visto si sono realizzate, mentre scrivendone era entusiasta, quando l'ha vista è stata tutt'altro che entusiasta. Un minimo di decenza da poter dimostrare. Poi in Italia di lui si è letto più una serie di brevi saggi degli anni 30 che venivano fatti tradurre in Italia da Mussolini, perché in alcuni di essi si parlava di Mussolini come uno dei Cesari, ecco. Sono cose che hanno girato prima nella cultura, nelle case editrici alte, cioè Mondadori, dopo sono finite nelle case editrici d'estrema destra. Però lui non era una persona, ecco, diciamo così, era innamorato della propria capacità di costruire immagini e della propria capacità di costruire antitesi. Questo sì. Ma non era un uomo malvagio. Non aveva neanche dentro di sé l'energia furiosa che in una certa fase, ad esempio, fu dimostrata da Schmitt. No, era più un professore di liceo colto, da cui si possono imparare tante osservazioni puntuali su determinati aspetti delle culture. Quello che ci interessa è la domanda del tramonto, che non ci si può porre se non a partire da lui, ecco. Come va decifrata? Come va decifrata? Ho cercato di spiegare che va decifrata chiedendosi prima di tutto chi di pensare che esista una civiltà unitaria dentro la quale sta tutto quello che ci interessa, chi ti dà il diritto di pensare che questa abbia una vita organica, nasce, cresce, declina e muore? E che cosa stai vedendo con questa immagine? Che cosa non stai vedendo? Chiaramente non sta vedendo la contraddizione determinata, e oggi questa immagine che cosa ci può dire? Ci può dire, io credo, che bisogna saper guardare il tutto e la parte,
l'insieme delle crisi e la crisi che genera le crisi, cosa che lui non sa fare, che non voleva fare, perché lui appartiene a quella razza che dice che non c'è una contraddizione più contraddittoria delle altre, cioè alla razza del pensiero negativo. Cioè, c'è la contraddizione, non ci sono le contraddizioni, fra cui una è decisiva. Questo non toglie che, ripeto, chiudiamo, la capacità di guardare a volte sia più forte in questo tipo di autori che negli autori della sinistra, perché qui c'è evidentemente una freddezza, una disperazione, un disinteresse per portare in salvo qualche cosa che può essere condannabile, che produce cecità per certi versi, ma per altri versi produce una capacità visiva molto molto forte. La prossima volta, che sarà? Mercoledì 20 febbraio, sentiremo il professore Giulio Giorello su Scienza e Tempo, tra fede e sfiducia. Vi ringrazio.